Amici, finalmente oggi, dopo tipo mesi che non porto un video del genere, se vedo una qualsiasi cosa che respira nel mondo di Minecraft, il video ricomincia. Sì, so che i video che ricominciano sono molto faticosi da registrare, quindi non so perché lo sto facendo, però sono anche quelli più divertenti. Quindi, nel dubbio, invito a lasciare un piace, un commento, condividete il video, iscrivetevi, fate tutto quello che volete e incrociate per me le dita perché ci sarà da divertirsi per quanto sclererò. Iniziamo. Ma si spera solo una volta. Allora, il mondo l'ho creato, l'ho chiamato tipo mondo sclero, totalmente a caso, perché so che sclereranno un poco. Ora sto pregando proprio a mani bassissime di non spawnare davanti a un animale. Ovviamente possiamo ricominciare sia se vediamo gli animali, i villager, il golem. Il golem non vale, ecco, il golem è l'unico che si salva, oppure i mob, quelli lì, tipo zombie e robe varie. Ora guardiamo solo la cesta. Vi immaginate, troviamo una mucca nella cesta. Vabbè, lascia perdere, cose incredibili. Dicevo, stiamo attenti a guardarci intorno perché potrebbe finire tranquillamente in tragedia. Ci prendiamo tutto ciò. Voi ogni volta mi dite poi spaccare la cesta per prendere le cose più velocemente. Io vi dico, avete ragione. Allora facciamo così. Scrivetemi nei commenti secondo voi quante volte ricomincerò entro i 10 minuti questo video. Perché già ho visto un Enderman passare, quindi ora dobbiamo ricominciare. Secondo me ricomincio. E c'è pure un pollo, vabbè. 7 volte. Ah, ce la faccio già più. Finirà in tragedia. Ricominciamo. E siamo già al mondo sclero 2. Sono passati letteralmente 30 secondi e già siamo nel 2. Oh, chi indovina quante volte ricomincio vince un biscotto, eh? Io ve lo garantisco, un biscotto. Ora, non, dai, non c'è nessuno sto giro, per forza. E sto giro ci spacchiamo pure la cassa, va. Ho visto anche una carota totalmente a caso. Quanto è rara una carota qua dentro? Poco è normale, perché io non ho mai visto le carote. Allora, dovrei camminare così, a testa bassissima. Così almeno potremo continuare per un bel po'. Ora, voglio andare dal legno. Tra l'altro, fatemi vedere cosa ho nell'inventario. Sempre che me lo carichi. Ok, si era mezzo buggato. Datemi l'ascia, perfetto. Quindi, allora, l'obiettivo è non sclerare. So che sclereremo, quindi arriverà un certo punto del video in cui... Oh mio Dio, guardate quanto è buggato sta cosa. Ci sarà qualcosa di interessante. Oh, eccolo qui il legno, perfetto. Davvero non ci sono alberi in tutta sta radura. Allora, perfetto, ci prendiamo del legno, il cibo ce l'abbiamo? Sì, più o meno in realtà. Io ogni volta mi dimentico di darmi gli obiettivi di questi video. Cioè, oddio, quanti animali ci sono su Minecraft! Oddio, so che durerebbe... No, basta, li vado a uccidere e poi ricomincio. È proprio una cosa... Guarda quanti! Cioè, vi siete messi da... Ecco, voi tre vi siete messi d'accordo per farmi ricominciare? Nessuno che mi risponda? Non mi guardate... Ok, ci penso io. Ci penso io, bravi, sì, non rispondetemi. Ah, anche tu. Oh, guarda, c'è un altro maialino. Oh, che coincidenza. Che coincidenza, eh? Maialino, porcellino che ora muore. Ok, perfetto, ricominciamo. Sarà il caldo che mi dà la testa. Ma sarà dura. E siamo al mondo sclero 3. Mi prendo la cassa bonus. Perché moriremo subito. Subito. Allora, siamo in una zona la quale secondo me non ci nasconde, cioè, o meglio, ci nasconde gli animali, dai. Nella palude vuoi che ci siano le pecore nella palude? No, cioè, impossibile. Cioè, proprio se dovessi trovare una pecora nella palude, proprio, cioè, mi metto a piangere. Cioè, che cosa... capito, no? Ora, perfetto, stiamo già durando fin troppo in questo mondo sclero 3. Che tipo di alberi... Vabbè, lascia perdere. Lì cosa c'è? Un villaggio... No, allora, c'è un villaggio. Andiamo al villaggio, però incrociamo le dita sperando che sia abbandonato, così almeno non troviamo i villager. Sarà abbandonato? No. No, non è assolutamente abbandonato. Dai, avevo trovato un villaggino, non voglio subito ricominciare. Perché mi devo far del male? Non poteva essere tipo una challenge? Oh mio Dio, che carino! No, vieni qui, gattino! Guardate che carino! So che dovrei ricominciare, però sono un attimo incuriosito da questa mega casa. Vabbè. Allora, se dobbiamo ricominciare, signori, facciamolo con stile. Satast, proppa! Dai vie, c'è, cosa pensi di fare? Eh? Sei bloccato? Sei bloccato, stupido golem? Sei bloccato? Ok. Sotto! Vabbè, vuoi davvero uscire dal gioco? Per sempre, per sempre. Cioè, pensate se ogni volta che muoio, se dovessi mangiare un biscotto, cioè, sarebbe assurdo. Dov'è la cassa bonus? Eccola qui. Non voglio prendere tutto perché tanto so che non duro più di 3 secondi. Cassa bonus. 3 secondi.
Ma dammi le torce, anche se non ci arrivo alla notte. Perché questo gioco è così difficile che in realtà me lo sono inventato io la challenge, quindi sono uno stupido ilota. Per non dire idiota, ma l'ho detto adesso. Andiamo, andiamo, andiamo ad esplorare. Prendiamo il legno, la corteccia, poi noi sbucciamo, sbuccia corteccia. Oh, siamo già al 4 e io ho previsto 7. Vabbè che poi dipende da quanto posso reggere mentalmente io. Cioè potrebbe essere un 5, ma perché non ho più voglia. Guardate questi scalini. Che idea! Dicevo, che mega idea che mi è venuta. E se andassimo... Dicevo, se andassimo in una caverna così non troviamo i mob. Cioè, oddio, in realtà li possiamo trovare. Però, meno facilmente che sulla terra ferma. Vabbè, intanto mi sono preso della... La famosissima, mi voglio fare una crafting table. E grazie alla crafting table mi faccio il piccone di cobblestone. Non mi viene in mente il nome. Non so in realtà perché sto scavando la pietra. Voglio farmi una spada perché tanto so che grazie alla spada, o meglio con la spada, troveremo un pollo. Perché troveremo un pollo? Cioè proprio me lo sento il pollo. Ecco, io facciamo le partono le scommesse. Secondo voi che animale trovo per primo? Secondo me è un pollo, ma è proprio di quelli prepotenti. Quindi se trovo un pollo useremo la spada per ucciderlo. Se troviamo una pecora utilizziamo il piccozzo. Se troviamo un maiale lo accudiamo come se fosse nostro figlio. E poi ce lo mangiamo. Sono buone le bracciole di maiale. Non sto ancora trovando nessuno. Che bello, sono contentissimo. Salta. No, ho sbagliato tutto. Vabbè, entriamo nella foresta. Addentriamoci in questi Loki oscuri. Sembra anche una bella zona. Oh, villaggio. Ma dai, ma, oh, ma scrivetemi nei commenti, che voi lo sapete meglio di me, quante probabilità ci sono di continuare a trovare con questa facilità un villaggio. Cioè, assurdo, le sto trovando tantissimi. Come sto trovando tantissimi. No. Ok, voglio... No, guardate. No, signori, voglio fare... Sì, ok, sono i villager, dovremmo ricominciare. Però, piccolo strappo alla regola, c'è pure un maialino. Ciao, maialino. Dicevo, piccolo strappo alla regola. Parkour. È il parkour della morte. No, oddio, c'ho stra paura. Aspetta, aspetta, fatemi fare le cose per bene. Parkour, parkour. Ah! E qua poi... no, che tensione. No, mangia la carota, mangia la carota. Ok, è diventato improvvisamente una mappa parkour. Allora, lì non ci arrivo, lì non ci arrivo. In teoria siamo bloccati qui. Sì, però se faccio così, magari facendo così... No! Sì. Sì. Spam, pam, pam. Ma va, che bella sta megazona. No, bellissima. Ma dai, è stupenda. Ci sono pure lapislazzuli. Ma no. Mi facci vedere, mi facci salire. Vabbè, nel dubbio mi prendi i lapislazzuli. Non fanno mai male. E no, ma io volevo esplorare. Cioè, so che dovremmo ricominciare. O facciamo un piccolo strappo alla regola. Sì, ma se fa un piccolo strappo alla regola. Ok, va bene. Quindi ci esploriamo un attimino alla veloce qui. Senza le torce. Dai, davvero ho finito le torce, eh? Vorrei prendere del carbone. C'è pure del... Cioè, chi avrebbe mai immaginato che avremmo preso del ferro in una challenge del genere? In realtà nessuno, perché stiamo un po' imbrogliando, dato che avremmo dovuto ricominciare. Però, hey! No, hey, niente, volevo fare una battuta, ma... Quindi tenetevi buono il... niente, sostanzialmente. Vabbè, ma dicevo, cose a parte, prendiamoci sto carbone che così ci servirà per fare le... Stai calmo. Devi stare calmo. Per fare le torce, stavo dicendo che possono sempre essere utili. Cioè, guardate quanto è buio. Anzi, dai, facciamo così. Risaliamo. Tuk, 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 tuk. Però, in realtà, mi sentirei in colpa a non ricominciare questo mondo. Quindi, mi sa proprio che lo sto per fare. Addio, signori. Ah, 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 ah. Cioè, ho nuotato nella lava di proposito. Sono un cretino. Cioè, si vede che sto proprio impazzendo. Erano passati molti anni dall'inizio di questa challenge. Master non ce la faceva più. Ero arrivato al mondo scheletro 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 5. E ormai stava perdendo tutte le forze e le speranze. Era il suo ultimo tentativo? Non era il suo ultimo tentativo? Non lo sapremo mai. In realtà lo sapremo guardando fino alla fine del video. Ma comunque, era il suo ultimo tentativo? Non lo so. Dipende tutto dal fatto che se vede adesso un animale, dovrà ricominciare il tutto. Ha vagato per molti mondi, ha vagato per molte terre, ma questa era la sua ultima terra. Questa era la sua ultima cassa, piena di funghi, dai, potevi darci qualcosa di più. Vabbè, comunque, signori, il seed sembrava buono, la giungla non riservava molte sorprese, un panda! Cioè, dai, pensavo... E pure un papà, vabbè, niente, quanto siete carini però. Ciao, panda e pappagallino, dai... Da... Ciao, panda. Dai... Guarda come lo spingo.
No, dai, voglio. Devo. Da, no, per, cioè, perché è proprio il pan. Dai. Signori, faccia l'ultimo. So io come fare l'ultimo. So signori, so io come fare l'ultimo tentativo. Perché qui non c'è. Ma ce l'ho la skin. Ah, guardate che carina la mia skin. Mi piace la mia nuova skin. Carina. Signori, ultimo tentativo. So io cosa fare. Come vedete, sono andato in creativa. Questo è il mondo finale. Con la mappa dell'esploratore sempre vuota. Dicevo, voglio fare una cosa. Fare un mega pillarone. Ovviamente non utilizzerò tutti questi materiali. Li ho presi tanto perché faceva carino prenderli tutti. E qua la cosa si divide in due. O prendo l'acqua e mi salvo. E quindi magari possiamo continuare anche se vedo gli animali. Vabbè, ma poi continuiamo. E invece se non becco l'acqua, moriamo e il video finisce lì. Quindi finisce in tragedia. Come finiscono tutti questi video in tragedia? Tra l'altro quell'insieme di pozze sembra una faccia. Figo. Comunque, io mi faccio un mega pillarozzo di quelli stra-alti, cioè proprio quelli talmente alti che dici: no, vabbè, quanto è alto il tuo pillar? Io dico: eh sì, signori, è altissimissimo. E devo riuscire a prendere la pozza d'acqua. Sarà difficilissimo. Vado oltre le nuvole. Voglio vedere fino a quanto si estende in alto il mondo di Minecraft. Quindi ci vediamo dopo che ho fatto questo mega pillarozzo. Però guardate che bello, cioè, godetevi questo panorama. Stupendo. Moriremo come degli animali, giusto per rimanere in tema. Siamo arrivati in cima al. Cioè, sopra il cielo. Cioè, il cielo che ci guarda così. Non siamo noi che guardiamo così il cielo, ma è lui che ci guarda così. E, problema. Dov'era il buchino d'acqua? Era quello lì? No, dai, era no, dai. No, dai, non ho. Mi sono perso il buchino d'acqua. Vabbè. Quindi, io credo proprio che. Non. Ah, eccolo lì sotto. Credo proprio che non c'entrerò mai il buco. E se in realtà face. Fide, mi butto con la mappa. Vai, mi butto con la mappa. Allora, il buchino è lì e io sono qui, quindi devo far così. Signori, credo proprio che stia per finire tutto. Abbiamo 256 blocchi. Non so dove sto andando. Non so dove sto andando. No! Di pochissimo. Dannazione. Ma sapete che sarei impazzito se avessi centrato il buco d'acqua? Dai, vabbè, signori, torniamoci al menu. Dai, stavo per centrare il buco. Che storia. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono visibilmente distrutto perché ricominciare sempre un mondo è una fatica, un peso al cuore. Spero che vi sia piaciuto. In caso vi consiglio, no, consigliatemi. Vabbè, avete capito. Scrivetemi altre challenge nei commenti così che le possa fare più avanti. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo con un nuovo video. Ciao. Sono distrutto.